Tanta guagna per tutti ragazzi, qui Double che vi parla. Oggi sono qua per mostrarvi una serie di easter egg, di mini easter egg su GTA 5. Il primo che andrò a mostrarvi riguarda Red Dead Redemption e lo troveremo a casa di Franklin. Non vi sto a far vedere la mappa perché più o meno tutti sappiamo dov'è casa di Franklin. Allora, dobbiamo prendere la nostra fotocamera, il nostro telefono, attivare la fotocamera del telefono e zoomare su questi libri. Allora, qua al centro ce ne starà uno sul quale ci sarà scritto Red Dead e John Marston. Poi ce ne sarà un altro, aspetta un attimo che non lo trovo adesso, dov'è? Eccolo qua. Dove ci sarà scritto in cima sempre Red Dead e John Marston. Per chi non lo sapesse, John Marston è il protagonista del gioco Red Dead Redemption, sviluppato appunto da Rockstar Games. Quindi questa cosa, questo libro è un chiaro riferimento al gioco Red Dead Redemption. Il prossimo easter egg che andrò a mostrarvi tratta sempre Red Dead Redemption e dovete recarvi in questo punto che vi farò vedere ora sulla mappa e successivamente proseguire per la strada che farò anch'io ora. Dovete entrare sotto qua e girare a sinistra dove ci sono tutti questi murales. Tra questi noteremo proprio quello che ci serve, ovvero quello di Red Dead Redemption, che rappresenterà John Marston, perché si vede chiaramente, anzi quasi sicuramente, che è lui, e appunto da tutti i riferimenti che ci sono nel gioco a Red Dead Redemption possiamo constatare che questo è al 90% John Marston. Poi sul cavallo in mezzo al deserto ci fa capire benissimo che potrebbe essere lui. Il prossimo easter egg, anzi l'ultimo easter egg che andrò a mostrarvi oggi, non riguarda Red Dead Redemption ma riguarda il miticissimo gioco Fallout, anzi in particolare Fallout New Vegas, che però non è stato sviluppato dalla Rockstar Games bensì dalla Obsidian Entertainment. Allora, qua intanto possiamo vedere questo razzo che si vede anche in Fallout New Vegas ed è molto molto simile a quello di al razzo, anzi alla navicella di Fallout. Inoltre ha anche il simbolo appunto del casino Atomic, ora mi pare che si chiama Atomic, sì, si chiama Atomic. E se ci giriamo, se andiamo a vedere questo simbolo, lo possiamo notare non solo sul razzo, ma anche qua e anche sopra il dinner, anzi sul dinner è molto molto più simile al simbolo, diciamo, del casinò. Signori, questo era l'ultimo easter egg che volevo farvi vedere per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like qua sotto se così è stato, magari lasciarmi anche un commento e dirmi cosa ne pensate. Iscrivetevi a Wagna se non l'avete ancora fatto e se vi va magari passate anche dal mio canale che troverete in descrizione. Ciao ciao!